In estate YouTube è deserto, ma che cosa significa di preciso? Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi andiamo a parlare appunto di YouTube. E perché ho dato questo titolo a questo video? Ve lo spiegherò tra pochissimo. Innanzitutto, come sapete, sono su YouTube ormai da tantissimo tempo. Questo canale ha fatto 2 anni da poco di apertura, mentre ho avuto comunque altri canali in passato. Quindi diciamo che durante tutto questo periodo di apertura di canali e di esperienza su YouTube ho scoperto, o meglio notato, alcune cose che magari alcuni non conoscono. Ad esempio, in agosto è praticamente morto YouTube è praticamente deserto, non c'è nessuno. I creatori di contenuti molte volte, se devono prendersi delle settimane di vacanze eccetera, lo fanno ad agosto, e quindi ad agosto c'è molta meno gente che carica contenuti sulla piattaforma e di conseguenza ci sono molte meno persone anche che entrano all'interno della piattaforma. Se ci fate caso, tutti i miei video prima di agosto, comunque in generale verso massimo giugno diciamo, hanno fatto tante visualizzazioni rispetto a quelle che invece stanno facendo i video usciti ultimamente. È vero che comunque con il tempo riprendono, perché magari chi è andato a fare le vacanze a luglio e adesso sta a casa e quindi sta ricominciando a recuperare contenuti o viceversa, quindi non è quello il problema. Sicuramente i video torneranno comunque a fare le visual che facevano prima a settembre. Però perché vi sto dicendo questa cosa che YouTube in estate è morto? Semplicemente perché è anche un consiglio: se voi avete un canale YouTube e avete bisogno ogni tanto di staccare la spina, probabilmente agosto è il periodo adatto per farlo, perché le visual calano dato che molte persone sono in vacanza, che voi sarete in vacanza, quindi magari è il periodo giusto per pensare ad altro e staccare la spina per poi magari ricominciare a settembre più forti di prima. Come sapete, io non faccio mai mancare un contenuto, almeno da dicembre a questa parte mi sono ripromessa di fare 2 video a settimana e sto continuando a farli nel bene e nel male. Magari qualche volta è mancato un video, ma non è troppo comunque un problema, perché ovviamente siamo umani, quindi dipende da tante cose. E devo dirvi la verità, vedere scendere le visual così drasticamente ad agosto un po' mi è dispiaciuto, perché comunque dietro i video c'è sempre tanto lavoro e non è una cosa semplice. Però comunque mi sono messa lì a riflettere, ho visto che comunque anche big youtuber avevano un calo di visual così drastico, e quindi mi sono detta ok, è tutto normale. Ma adesso c'è un'altra domanda: secondo voi, se uno ha la monetizzazione attivata, conviene caricare contenuti anche ad agosto o sarebbe meglio non caricarli? Beh, non ho la monetizzazione attiva al momento, ma sicuramente conviene comunque caricare contenuti. Se noi abbiamo la possibilità di caricarli e la voglia di caricarli soprattutto, ci conviene comunque continuare a mettere robe. Magari se facciamo 3 video a settimana, farne 2, oppure magari caricarne 1 se ne facciamo 2, però comunque continuare a caricare, perché così almeno manteniamo attivo il canale e comunque guadagniamo qualcosa, perché comunque ci saranno delle visite a quei video. Quindi magari invece di caricare 3 video a settimana, che farebbero tutti quanti, che ne so, 100 visual, ne carichi uno solo che magari ti fa le stesse visual di tutti e 3 video, quindi te ne fa 300 invece di 100. Perché ovviamente avendo la gente meno tempo per vedere video, magari c'è qualcuno che dice vabbè, questo ha caricato 3 video questa settimana, me ne guardo uno solo e mi guardo magari un altro video di un altro youtuber. Perché diciamoci la verità, non è che andiamo in vacanza e ci mettiamo tutto il tempo lì a guardare dei video. Per quanto riguarda il CPM non vi posso dire niente, perché non ne ho la più pallida idea di come funzioni adesso, dato che io la monetizzazione non ce l'ho attiva. Però sicuramente in futuro farò dei video appunto di questo tipo, quindi parlando del CPM magari in determinati periodi dell'anno in cui molti dicono che si guadagna di più o che si guadagna di meno, tipo ad agosto. Ovviamente tutto è su base anche soggettiva, non è che se io faccio meno visual deve fare meno visual pure un'altra persona e cose del genere. Però comunque vedo che in questo periodo ci sono comunque commenti, persone attive sotto i video, quindi appunto deduco sia proprio il periodo che è un po' morto anziché il mio canale, o almeno lo spero. Fatto sta che, se ancora non l'avete visto, martedì sul canale è uscito un vlog che reputo molto carino e che vi lascio nelle schede qua in alto da qualche parte, insomma. E niente, andatevelo a vedere e fatemi sapere che cosa ne pensate. Quel video lo spammerò anche a settembre, così poi magari qualcuno se lo guarda. E tra l'altro vi ricordo che ci sono anche le schede della community attivate, quindi ogni tanto posto qualcosa, qualche post, qualche foto, qualche sondaggio, e quindi restate attivi anche sugli elementi della community
per non perdere novità o aggiornamenti importanti. E niente ragazzi, fatemi sapere voi se avete notato questa cosa di YouTube che in estate è un po' morto rispetto al solito. Per esempio, molti degli youtuber che seguo io non stanno caricando contenuti, infatti faccio sempre fatica a trovare qualcosa da guardare e il più delle volte mi ritrovo a guardare Netflix perché su YouTube non c'è niente. E niente, fatemi sapere anche che cosa ne pensate dei contenuti che invece escono ad agosto, quindi quello che caricano le persone ad agosto, se sono validi come il resto dell'anno o se magari sono cose fatte un po' più così, insomma, di fretta. E niente ragazzi, io spero che questo video sia piaciuto, se così state mi lasciate un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni con prossimi video. Bella!